Alle 3.30 della notte scorsa un devastante incendio si è sviluppato nel deposito mezzi dei bus che portano i bambini delle elementari e medie dei comuni di Colli al Metauro e Cartoceto a scuola. Nel capannone erano presenti tutti i mezzi impegnati nel servizio, ben 13, di cui alcuni di proprietà dei singoli comuni e altri dell'azienda Remanfredi Trasporti, originaria della Puglia di Manfredonia, in provincia di Foggia, che ha vinto l'appalto appunto per il trasporto scolastico. Qui sono andati a fuoco complessivamente, mi pare completamente distrutti, 6 mezzi. Gli altri 7, sono 13 in tutto, che sono di proprietà comunale. Non so se saranno riutilizzabili, a vederli così sono brutti un bel po', non sono bruciati, sono tutti anneriti, vediamo che tipo di danni possono aver subito, perché poi io vorrei capire anche le cause, se sono accidentali o addirittura, spero tanto di no, dolose, spero di no, e in quel caso dovremmo capire anche le motivazioni, ma non voglio certamente buttare cose avventate. E per il resto, ripeto, un po' un fulmine a ciel sereno che mi colpisce molto, una cosa, insomma, come si dice, quando le cose vanno bene deve sempre capitare qualcosa, nel senso che è un servizio che stava andando molto bene e purtroppo viene fortemente compromesso, ma faremo indubbiamente di tutto per andare incontro all'utenza, questo non c'è dubbio, e anche i dipendenti e i lavoratori della ditta, perché qui non scordiamoci, è il comune di Colli al Metauro e anche il comune di Cartoceto. Servizio scuolabus impraticabile quindi da questa mattina per Colli al Metauro, mentre per Cartoceto, essendo festa patronale, scuole chiuse, ma da domani il problema si ripropone, dato che i mezzi che sono scampati alle fiamme non sono utilizzabili, ricoperti completamente di fuligine e ancora da verificare i danni causati alle parti meccaniche dalle alte temperature che si sono sviluppate all'interno della struttura, nella quale, per effetto del calore, si è verificato anche il crollo del tetto. Due le squadre dei vigili del fuoco accorse sul luogo, una da Fano ed una dal comando provinciale di Pesaro, e assieme ad un dirigente, che sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento per diverse ore. Ad avvisarli nel cuore della notte i vicini del fabbricato, che svegliati dalle violente esplosioni all'interno della struttura hanno subito dato l'allarme. Sul posto anche i carabinieri di Colli al Metauro che, coordinati dal comandante Antonello Pannaccio, stanno eseguendo in queste ore le indagini assieme ai vigili del fuoco per risalire alle cause dell'incendio. Nel primo pomeriggio di oggi si è tenuta una riunione di emergenza tra assessori e sindaci dei due comuni assieme ai responsabili della ditta venuti appositamente da Foggia per fronteggiare l'emergenza. Oggi quello che sostanzialmente si è deciso in questa riunione è che il servizio non verrà erogato nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì rispettivamente il 21, il 22 e il 23 maggio. Stiamo cercando di fare di tutto per poterlo ripristinare integralmente, quindi vale a dire sia nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e anche nelle scuole secondarie di primo grado a partire da venerdì 24 maggio. Seguiranno poi altre comunicazioni ufficiali per quelli che sono i canali ufficiali dei due comuni per comunicare e spero confermare il ripristino del servizio a partire da venerdì 24.